Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo farvi vedere cosa tengo nel mio freezer a pozzetto. Questo è un freezer a pozzetto datatissimo. Purtroppo la guarnizione sta cedendo e infatti si forma un po' di ghiaccio qua sulle pareti. Questo frigo qua ha più di 10 anni. E poi l'avevo già preso da una signora che stava cambiando casa, non le serviva più, quindi me l'aveva dato a poco, non mi ricordo a quanto. Allora, qua un po' la roba è così. Qua vedete nei sacchetti, questi qua sono quelli dell'IKEA, quelli grandi, dei panini, questi panini qua sono quelli che faccio io, e poi surgelo, e poi li tolgo poi giorno per giorno quelli che mi servono. Facciamo veloci perché è un freezer. Allora, qua ho dei gelati, quelli comprati, normalissimi gelati. E qua abbiamo quattro, questi qua che li avevate visti nel video spese, i burger. Questi sono dei piselli. Questi qua non li ho congelati io, sono sincera. Erano nella confezione grande, li ho semplicemente aperti, ne ho usati un po', poi li ho messi qua dentro. Poi avevo i funghi. Mentre queste sono delle zucchine che avevo fatto io sul gelato, mi devo anche ricordare cosa ho dentro, dei carciofini che piacciono sempre a mio marito, altre zucchine, queste sono carote che ho surgelato io, anzi che dovrò fare perché è un po' di qua, e questi qua i famosissimi cornetti o fagiolini dei video che vi avevo fatto vedere, quelli che avevo preparato io, cornetti, io li chiamo cornetti. Questi qua sono quelli che ho surgelato io, vedete che belli che sono. Ancora dei funghi misti sul fondo. Funghi misti, dovrebbe esserci un, esatto, un altro di carciofi. Ancora dei fagiolini cornetti. E vabbè, è una bottiglia. Intanto adesso facciamo così che metto dentro tutto, se no qua congela. Allora, quindi no, era al contrario, questo stava di qua perché sotto abbiamo messo un fondo di polistirolo ricoperto dalla carta d'alluminio per non far toccare i prodotti. Purtroppo era così, non aveva nessun'altra griglia o altro all'interno, ce lo siamo trovati così e così ce lo teniamo. Oh, che volato di tutto, vedi? Ok, quindi poi qua questi sono i piselli che sposto e sposto questi. Allora, vediamo qua il famoso gelato al biscotto, vedete due, che poi avevo provato a rifare con una nuova ricetta. Qua si vede che è molto più carino, non ha sbordato, non è uscito, è proprio un vero e proprio biscotto. Qua dentro sul gelato, siccome da, non mi ricordo se Ravedol, il canale di Ravedol, quello goloso mangiarsano, va detto che si potevano preparare già le insalate col pomodoro a crudo. Qua ho messo pomodoro, cipolla e basilico. Praticamente sono surgelate crude così. E poi lei ha detto che si potevano tranquillamente poi scongelare e mangiare come insalata fresca. Pomodoro fresco. Queste invece sono tutte polpettine. Scusate, che metto lì al pane, mi si stanno congelando le mani. Sono tutte polpettine che ho preparato io con patate, carote, ceci, lenticchie, uovo per chi lo vuole, pan grattato e spezie, il mio dado vegetale. E poi le ho preparate nella pellicola. E praticamente le togli la pellicola, le togli anche mezz'oretta prima, le passo in padella antiaderente con un po' di olio perché la mia se no attacca. E faccio queste polpettine qua. Poi in questo periodo qua, che mio marito deve andare via e non può scaldarsi il pranzo, gli do praticamente, tolgo i panini, lo faccio scongelare il panino, cuocio queste, gli faccio i panini con queste. Li ha mangiati anche mio figlio, gli piacciono tantissimo. Qua abbiamo la scorta di cipolla surgelata, che ho tagliato io così e l'ho surgelata. E qua invece abbiamo dei sughetti che ho fatto sempre dal programma di Copiando Ravedol, che è il canale di Ravedol. Questi qua sono pomodoro, cipollotto, zucchine, tutti a crudo. C'è anche del basilico se vedete. Praticamente mentre buttate là,
fate bollire l'acqua, il sughetto lo mettete con un così congelato con un po' di acqua e di olio dentro nella padella, e mentre procedete per la cottura della pasta, intanto cuocete anche questi sughetti qua. Ne ho preparati un bel po', sono diversi tra di loro, alcuni con le carote, altri con le zucchine. Sono praticamente, di qua ne ho 3 e di qua ne ho 4, sono 7. Uno se l'è già fatto mio figlio, ha detto che era buonissimo. Niente, questo qua è il mio freezer a pozzetto. Spero che il video vi sia piaciuto. Intanto qua le polpettine vanno ovunque. E spero di avervi dato un'idea. Ciao, buona giornata! Ecco qua, mi stavo dimenticando un altro pezzo che avevo. Qua praticamente all'interno di questo ci sono altre polpettine. E il... aspettate se riesco. Se riesco a fare questa cosa qua. Questo salsicciotto qua, tipo arrosto, sempre di... questo è coi funghi. E anche queste polpettine qua sono coi funghi. I funghi erano quelli già trifolati, però, è sempre patate, prezzemolo, aglio, pan grattato, i funghi trifolati. Funghi trifolati, ho preparato questi, adesso sono qua. E mi ero dimenticato di farveli vedere. E quindi con questo è veramente tutto. Vi saluto, grazie per aver guardato il video. Ciao!